Ciao ragazzi, un crimine al giorno, 2 maggio, una morte con l'amaro in bocca ed è il caso metaforicamente della vittima del nostro crimine del 2 maggio, ma è il caso anche metaforicamente di colui che questa morte l'ha provocata, perché per il 2 maggio abbiamo il caso di una persona che ovviamente non ha l'amaro in bocca perché non ha mangiato neanche un pezzettino di cioccolato o qualsiasi cosa, insomma, per la mancata ingestione di zuccheri, ma è provocata evidentemente da una condizione dovuta a un aumento eccessivo dell'insulina. E dall'altra parte abbiamo metaforicamente un personaggio che l'amaro in bocca, insomma, ha finito per averlo e ha finito per portare a termine questo crimine per i risultati, insomma, non proprio soddisfacenti, insomma, del crimine che ha portato a termine. Ancora una volta vi fornisco una piccola pillola di crimine che, insomma, risale a tanti anni fa, ma che è qualcosa di molto molto interessante, un po' perché il modo di ottenerla è stato estremamente semplice, un po' perché dall'altra parte tenere la bocca chiusa alle volte favorisce evidentemente la possibilità di rimanere con l'amaro in bocca. Andiamo a vedere un attimino la scheda di quello che è il crimine di oggi, 2 maggio. Il caso è un caso chiuso, 1957. Ci troviamo in un appartamento di Bradford in Gran Bretagna. L'orario in realtà è imprecisato perché verrà chiamata un'ambulanza per emergenza da Kenneth Barlow, marito della vittima e infermiere specializzato, marito dunque di Elizabeth Barlow di anni 34, che si troverà a patire i sintomi, fra cui una sudorazione eccessiva e poi un battito accelerato, la perdita di coscienza dopo i tremori e infine un attacco cardiaco a causa di ipoglicemia acuta. E ovviamente questa ipoglicemia acuta, questo amaro in bocca, tra virgolette, da una parte e dall'altra, è stata in maniera molto 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 semplice provocata da un'iniezione di insulina da parte del marito, appunto, infermiere specializzato, la notte del 1° maggio del 1957. Quindi in realtà la notte fra il 1° e il 2 maggio avverrà questo crimine. Il movente si presuppone all'interno dei dissidi familiari e Kenneth Barlow verrà immediatamente arrestato e poi inquisito e condannato all'ergastolo per un crimine che si era sviluppato, insomma, in maniera molto semplice, ma che lo ha lasciato abbondantemente con la bocca amara, soprattutto perché la polizia si è diretta immediatamente su di lui perché, nonostante tutte le operazioni che lui ha dichiarato di aver fatto per cercare di mantenere la moglie in vita, anche considerando quelle che sono state le sue, quelle che erano le sue abilità di rianimatore e di infermiere in generale, sono state contrastate dal fatto che il signor Kenneth Barlow aveva un piccolo, piccolo vizio privato, ovvero con alcuni dei suoi pazienti in ospedale, in particolare tre che verranno chiamati poi in tribunale, aveva l'abitudine di dire che, insomma, con quelle piccole iniezioni di insulina che lui praticava in maniera costante ai suoi pazienti, aumentare un pochettino la dose sarebbe stato sufficiente per levarsi di torno senza nessun problema una persona scomoda, qualunque persona scomoda. Ed ecco che l'amaro in bocca in un omicidio apparentemente semplice e paradossalmente anche poco rilevabile nel momento in cui fosse stato capace di tenere la bocca chiusa, quell'amaro in bocca probabilmente non si sarebbe presentato. Questa è una piccola pillola di crimine per il 2 maggio, per andare ancora una volta a ricercare, insomma, dei piccoli dettagli sconosciuti ma che arricchiscono questo ambiente del crimine. Questa sera in diretta alla Botteguccia dei Sigilli, o meglio in premiere alla Botteguccia dei Sigilli, un parallelismo meraviglioso fra artisti e serial killer. Lo porterò a vostra conoscenza e aspetterò ovviamente in chat live
la vostra collaborazione per commenti o qualsiasi forma di suggerimento, come al solito. Vi ringrazio, ci vediamo domani e in tutti gli altri giorni con i contenuti della Botteguccia dei Sigilli. Ciao ciao dal Teo Crack Apart.